Sì. Allora, Luis, quando era giovane suonavo la batteria, poi di volte ti devo far vedere una foto che ho messo su Facebook, e suonava la chitarra, insomma anche da parte di papà ci sono dei musicisti, da parte della famiglia di papà. Allora, quello che ti dovevo dire è, come te lo dico? Un po' nervosa, lo sai? Vuoi Sì. che te lo dico o Me lo dici, mamma? sono un po' nervosa perché ho paura della tua risposta. Ho paura di quello che dici, che dirai. Perché per me è molto importante quello che dici sempre, sai? Quello che È quello che penso io. pensi. Sei impaziente. No. Allora, senti, ma ti piacerebbe avere un altro fratellino? Basta così. Ho solo uno. Ho solo uno. Mai? Eh? Ma se invece io ti dico che dentro la pancina di mamma c'è un altro fratellino o sorellina, non lo sappiamo. Beh, basta così. Beh, E che faccio? E se ce l'ho nella pancia, che faccio? Lo tolgo dalla pancia? no, grazie, basta così, ne ho solo un fratello. Devo fare? Io ce l'ho nella pancia il fratellino, era questo che ti dovevo dire. O la No. sorellina. Non lo Niente. so, e se è femmina? Niente, no. Perché? Basta, fratello. Amore, che devo fare? L'ultimo? No, è capitato. È capitato, non è una cosa che abbiamo potuto evitare. E comunque, papà, io e papà siamo felici di questo. Di essere, di avere una famiglia allargata, si dice, lo sai? Lo sai che quando tu crescerai, diventerai un uomo, Noah sarà un ragazzo. Tu sarai un uomo e Noah sarà un ragazzo. E questo fratellino o sorellina che mamma ha nella pancia sarà un bimbo grande. E quindi sarete in tre e vi prenderete cura uno dell'altro. E tu sei il più grande, quindi tu sarai quello che più dovrai insegnare loro come si devono comportare. Questo si fa, questo non si fa, mi raccomando, dovete ascoltare sempre mamma e papà, capito queste cose? Devi dire. Insomma. Insomma, mamma. Io sono andata dal dottore. Ti ricordi il dottor Patronelli? Il Sì. dottor Patronelli ha visto che dentro la mia pancia c'è c'è un bimbo o una bimba. Adesso tra qualche giorno si potrà sapere se è maschio o femmina. Speriamo che sia femmina, che ne dici, per avere una sorella? Ti ricordi che tu volevi chiamare Mia una sorella? Come Mia Martini? Non ti piace più l'idea di Beh, basta così, fratelli. Basta Oddio. così, fratelli, E che mamma. devo fare adesso che ce l'ho nella pancia? Niente. Che devo fare? No, niente. Che devo fare? Lo butto via o lo faccio crescere? Secondo te, qual è la cosa migliore da fare? Basta così, fratelli. Perché Quindi lo devo togliere dalla pancia? Ma ho già solo un fratello. lo devo togliere? Anzi, no. Quando tu stavi nella mia pancia, noi eravamo tanto contenti. Così come anche quando c'era Noa nella mia pancia, eravamo tutti tanto contenti. Se tu fossi dentro la mia pancina, il mio pancino, no? Tu saresti contento che qualcuno fuori dice basta, fratelli, non ti voglio. Ti piacerebbe? Immagina che tu eri piccolo piccolo dentro la mia pancia. E un fratello o una sorella fuori cominciava a dire la stessa cosa che stai dicendo tu. Diceva,
Diceva, io non lo voglio un altro fratello, basta così. Spingere. Sei un po' preoccupato? Sono un po' preoccupato, però basta fratelli così. Allora, che cos'è che ti preoccupa? Che cos'è che non ti piace dei fratelli? Tirati su. Che sei pesante. Sei grande. Che cos'è che non ti piace dei fratelli? Non mi piace una sorella, basta così. Perché? Che cos'è che non ti piace? Non mi piace, no. Ma che cos'è che non ti piace? Non mi piace una sorella. Perché? Perché sono un po' preoccupato. Come, di che cosa sei preoccupato? Perché non la voglio già la sorella. Ma tu pensi che se c'è un altro figlio, se ci abbiamo un altro figlio non ti vogliamo bene? Beh, basta così. Perché lo sai che non è così. Basta così. Amore, io ce l'ho già questo bimbo o questa bimba nella pancia. Adesso comincerà a crescere, ok? E questa bimba o questo bimbo ha bisogno del nostro amore, dell'amore di tutti quanti, ok? Poi dopo ti prometto che sarete solo tre fratelli. E poi basta fratelli. Anzi, sì. Va bene. Facciamo un altro sorellina o fratellino, poi basta. Ho solo una sorella, basta. Io non lo so se viene maschio o femmina, però dico un altro e basta. Così siete tre fratelli. Ti piacerebbe diventate tre fratelli? Sì. È una cosa bella? Sì, una cosa bella. È una cosa bellissima avere tre bellissima. fratelli, eh? Perché abbiamo la famiglia più grande, perché facciamo più compleanni, festeggiamo più compleanni, perché abbiamo più amore da dare. Abbiamo più amore da dare. Hai visto quanto ti vuole bene, no? Che ti abbraccia sempre. E poi avrai un altro o fratellino o sorellina, non lo sappiamo, poi lo scopriremo, lo dobbiamo scoprire. Ti ricordi che abbiamo scoperto di Noa quando mamma aveva il pancione un po' più grande? Abbiamo scoperto che era maschio. Adesso bisogna capire, ma speriamo che sia femmina, speriamo però. È una cosa che dobbiamo chiedere a Dio, ok? Ok, mamma. Quindi se è una cosa che vuoi tanto, la sera prima di andare a dormire, fai la preghierina. Una fratellina, stavo dicendo una fratellina, mi sono sbagliata. Mi mandi una bella sorellina, perché già siamo due maschietti. Glielo chiedi a Dio? Sì. Perché se tu parli con Dio prima di dormire, prima di tutto, gli dici grazie, Signore, perché ho già un fratello, perché ho una famiglia, perché ho una Sì. casa. Perché prima bisogna ringraziare. Quando si fanno le preghiere, prima si ringrazia Sì. e dopo E dopo? gli puoi chiedere Sì. a Dio. Che cosa gli vuoi chiedere a Dio? No, non lo so, mamma, io. Gli vuoi chiedere che sia maschio o una femmina? Anzi, una femmina e basta. Ok. Ma adesso sono io un po' preoccupata perché sono un po' triste che non sei felice. Anzi, sono felice. Ti sto facendo la faccia da felice. Ma lo fai perché veramente lo senti o lo fai solo per farmi contenta? Per farti contenta? Solo per farmi contenta. Certo che tu proprio le bugie non riesci a dirle, eh? Bravissimo, amore mio, mi aiutiamo tanto anche per questo. Vieni qua. No. Vieni qua che non ho finito di parlare con te. 2 secondi, 2 secondi. Sei stanco? Guarda, no, non mi fare così, non mi tirare. Cadiamo. Vieni con mamma un attimo, dai. Vieni di qua. Ehi, dai, non ti arrabbiare, vieni. Ti prego. Ti prego, ti prego, ti prego. Voglio solo una sorella e basta. Vieni qua con me, vieni qua. Allora,
Ma tu gli vorrai tanto bene a questa sorellina? O a questo fratellino? Dammi la mano. Sì. Sì. Non sei più arrabbiato? Che no, non sono più arrabbiato. Più o meno, diciamo, vero? Più o meno arrabbiato. Ti ha preso un po' di sorpresa questa cosa. Un po' di sorpresa. Vabbè, piano piano. Piano piano vedrai le cose in un altro modo, vero? Ok, mamma. Ok? Ok. E poi lo sai, una cosa importantissima che devi sapere è che mamma e papà ti vorranno sempre tanto bene, più bene ancora. Ancora più, ancora tanto più bene. Lo sai? Lo so.